Praticamente archiviata la salvezza, il Teramo adesso se la vedrà con la Triestina in trasferta, ma con un occhio e forse qualcosa di più. Ieri ha guardato la finale di andata di Coppa Italia tra Monza e Viterbese. Questo perché, qualora i brianzoli dovessero conquistare il trofeo, l'undicesima del girone B di Lega Pro entrerebbe di diritto nei playoff, posizione che attualmente occupa proprio il Diavolo. Dunque felice del 2-1 in rimonta arrivato al Brianteo con la squadra di Brocchi sotto per la rete di Van de Putte, ma che ha ribaltato il punteggio con Brighenti ed Enrico. Ritorno a Viterbo il prossimo 8 maggio, tre giorni dopo, la fine di un campionato che vedrà il Teramo difendere con le unghie e con i denti questa posizione. Noi andremo sicuramente a Trieste per fare una buona partita, poi quello che verrà non lo sappiamo, però per noi il campionato non finisce qui, quindi nelle prossime due partite ce la metteremo tutta per puntare chissà qualcosa di più che alla salvezza. Andremo lì spensierati e penso che potremo fare molto bene. Sì, rispetto all'anno scorso è una bella soddisfazione, perché raggiungere un obiettivo a tre giornate alla fine è una cosa molto importante, poi soprattutto con un campionato così livellato come quest'anno. E quello che abbiamo passato l'anno scorso non lo auguro a nessuno, perché è una cosa che non fa bene a un calciatore, quindi siamo felici dell'obiettivo e puntiamo adesso a queste prossime due partite e vediamo quello che succede. Ci sono state partite in cui meritavamo di meno, in altre in cui meritavamo di più, quindi alla fine, se vai a vedere tutte le partite, i punti sono quelli che abbiamo raccolto e sono quelli che ci meritiamo. Sì, ho cambiato un po' di due o tre ruoli diversi in base alle esigenze del mister, poi mi adatto a qualsiasi ruolo e in base alle esigenze di tutta la squadra, quindi va bene così. Sono felice, perché alla fine sarò il capocannoniere della squadra, qualcosa con 5 gol, poi è arrivato Saveriano che ha fatto bene e ci ha aiutato moltissimo nel raggiungere l'obiettivo, quindi sono felice per come è andata quest'anno. Potevo fare sicuramente meglio come sempre, però sono soddisfatto. Tante cose devo migliorare, quindi col tempo imparerò. Ci sono caratteristiche e caratteristiche, quindi sicuramente, come hai detto tu, devo migliorarmi su altre, e quindi accetto i consigli, e anche in settimana cerco di migliorarmi, perché alla fine è l'obiettivo di ogni calciatore migliorarsi allenamento dopo allenamento. Quindi in partita ci sono partite in cui devi provare a fare la giocata, e altre in cui si mette male, oppure ci sono, in base all'esigenza della partita, poi uno si deve comportare di conseguenza. Non tutte le partite sono uguali, quindi sono stato bene questi 2 anni, quindi mi farebbe sicuramente piacere. Poi appena saprò qualcosa vediamo, per ora è tutto da vedere.